Oggi siamo a casa di Giulia Punturello. Facciamo la pizza. Allora, per fare la pizza useremo mezzo chilo di farina, 30 g di olio di oliva, 10 g di lievito, un pizzico di sale e la punta di un cucchiaino di zucchero e acqua quanto ne serve. La prima cosa da fare è sciogliere il lievito. Mettiamo in una coppetta il lievito, la punta di un cucchiaino di zucchero che ci aiuterà a farlo lievitare più velocemente e un poco di acqua tiepida. Ecco, l'acqua tiepida è importante. Per aiutarci metteremo anche un pochino della nostra farina. Eccolo. Le bolle sono un indicatore che il lievito è attivo. Sì. Facciamo un buco nella farina e ci mettiamo questo nostro lievito. Io cucino con le mani. Anche io. Il sale non deve mai andare vicino al lievito, per cui adesso noi incominciamo a mischiare il lievito qui in mezzo. Ok? E poi aggiungiamo il nostro pizzico di sale all'olio. Ah, ecco, il sale, un pizzico dentro l'olio. Dentro l'olio. E l'olio lo facciamo andare tutto intorno alla nostra fontana e mischiamo. Piano piano, ovviamente, aggiungiamo la nostra acqua tiepida. Piano piano. La cucina napoletana è una cucina lenta. Quindi l'acqua va aggiunta lentamente? Sì. Meglio dover aggiungere dell'altra acqua che dell'altra farina? Sì. Assolutamente sì. Adesso per comodità ci mettiamo a lavorare fuori dalla ciotola. Ok, prepariamo un poco di farina sul piano di lavoro e eccola qua. Mi pulisco un po' le mani. Farina. L'impasto che faccio è un impasto, vedi, molto morbido, non è duro e questo lievita velocemente, così uno può decidere di fare la pizza alle 5 e alle 7 metterla a tavola. Più la massaggiamo, più verrà morbida. Mm-hmm. Questa adesso, è la consistenza. Questa è la consistenza? Sì. Posso toccare? Certamente. Voglio proprio vedere. Eccolo qui. È quasi molle. E adesso la mettiamo dentro? Un'altra ciotola, un po' di farina sotto. Con un po' di farina sotto, così non si appiccica. Mm-hmm. Mettiamo dentro. E della farina anche sopra? Poco di farina sopra. Che serve, diciamo, a isolarla dal contenitore. Ecco, tovagliolo. Copriamo. E la mettiamo in forno spento? Sì, sì, no, neanche la luce, tanto fa da sola. Quindi mettiamo in un forno spento e aspettiamo. Sì. È passata un'ora e venti, diciamo. Sì. E già questo impasto è triplicato. Wow, bello, è triplicato, vedi? Ci serve come sempre con della farina sul piano di lavoro. Piano di lavoro. E la tiriamo fuori, la stacchiamo dai bordi. Certo. E la versiamo tutta giù. E voilà. Oh. Si rimpasta un pochino o sì. Si giusto un pochino per darle una forma. Sì. Adesso la dividiamo in due? Certo. Ok. Taglio netto. E ne lavoriamo una. Da napoletana. Sì. La lavoro parecchio con le mani. Si allarga con le mani, non sì. Col mattarello. No. Assolutamente no, no. Con le perché mani. Perché se si fa col mattarello si rischia di schiacciare queste bolle. Certo. Che sono poi quello che la renderanno morbida, soft. La pizza napoletana è molto sottile al centro, la pizza margherita, insomma, ora facciamo una pizza in teglia noi, e il cornicione, quello che si chiama cornicione, è molto morbido, è ben lievitato, è soffice, sembra quasi una torta. Allora, questa diventerà una pizza bianca. La pizza bianca ha bisogno di olio. Quindi olio? Olio d'oliva. Certo. Poi poi la mettiamo sulla teglia e continuiamo ad allargarla. Provando a lasciarla abbastanza doppia. Se fa qualche buchino possiamo tapparlo.
secondo. Così. Ok. Possiamo anche un po' prendere l'olio con le mani e aiutarci proprio con l'olio a stenderla nella maniera più uniforme possibile. Continuano queste bollicine a venire su. Ok. Adesso ancora un po' d'olio sopra, sempre d'oliva. Sempre lavoriamo con le mani. E un pizzico di sale grosso, che gli darà quel sapore più deciso, più forte, perché comunque noi nell'impasto ne abbiamo messo poco di sale. Certo. Ok. La lascio riposare, diciamo così, un quarto d'ora, all'aperto. 20 minuti. Sì, anche all'aperto, l'importante è che non stia tutto corrente d'aria. E poi nel forno, il più caldo possibile, 200, 220. Bene, andiamo a accendere il forno. Non ventilato, forno normale. Forno non ventilato al massimo della temperatura. Sì, no, diciamo 210. 210-220 gradi. Cuoce pochissimo poi. Ecco, è passato 20 minuti. Un quarto d'ora, 20 minuti, il forno è caldissimo. E andiamo a infornare. Una. Anche due pizze insieme si possono infornare. Le controlliamo ogni tanto e poi... Semmai scambiamo le teglie sopra. Sicuramente ad un certo punto dovremo scambiarle. Invertiamo. Invertiamo le teglie. Sì, perché altrimenti la pizza rossa verrà cotta sotto e la pizza bianca verrà solo cotta sopra, vedi? Quindi mettiamo una teglia sotto, una teglia sopra. Quando si mettono due teglie al forno è usanza proprio invertire le teglie a metà cottura. Bene. Metà quasi fine. Via. Bella, bellissima. Puoi mangiare questo? Vuoi? Professore, ci dica, com'è? Buonissima, la fragranza, la quantità di sale grosso sopra. Buono, eh? Che dà proprio il contrasto giusto. Buono. Fighissimo, vengo ad assaggiarlo pure io, permettete? Fabiana, vieni anche tu. Dicono che è buona. Ma sa che c'ha? Che è originale. Non è la solita pizza bianca. È proprio e buona. La pizza bianca ha una genovese. Va bene, fatti vedere la telecamera, commenta, di cosa ne pensi. Buona, eh? Se lo dice anche una genovese, lo dico tutto. Non dico mangio. È fatta, brava Giulia, grazie.